Quando si parla di beneficenza, Massimo Oddo è sempre il primo a scendere in campo. Non parliamo di un campo di calcio, parliamo di beach golf, c'è questa iniziativa importante che fate con la Massimo Hollud oggi qui a Pescara. Sì, siamo sempre stati presenti, d'altronde la mia associazione lavora tuttora con la Pescara Calcio e siamo molto orgogliosi di questo, quindi ogni qualvolta si può, c'è la possibilità, siamo sempre presenti per quanto riguarda la beneficenza. Raccolta fondi che destineremo alle opere missionarie francescane Onlus, che da circa 15 anni sostengono questa missione sostenuta dai frati dell'Ordine dei Minori Conventuali di Abruzzo e Molise e sostenuta dai frati della provincia di Varsavia, quindi i frati polacchi, che operano appunto in Burkina Faso per la realizzazione di pozzi d'acqua molto importanti per i piccoli villaggi e soprattutto di un centro medico che da quest'anno, bellissima notizia, ha avuto l'autorizzazione dal Ministro della Salute del Burkina Faso a diventare a tutti gli effetti un ospedale. Verrà infatti aperto quest'anno, tra quest'anno e il prossimo anno, un reparto di medicina generale che verrà sostenuto anche da una sala operatoria e quindi verranno realizzati degli interventi oltre alle normali operazioni di pronto soccorso che vengono svolte nei confronti di circa 100.000 persone che sono presenti all'interno dei vari villaggi. Con un'iniziativa che è nata circa a metà maggio, volevo ringraziare per questa iniziativa la Onlus di Massimo Oddo in particolare, che è venuto qui a giocare. Volevo ringraziare tutti i ragazzi della ex giocatori del Pescara che sono presenti qui per questa manifestazione. Volevo ringraziare anche la Pescara Calcio, del presidente Daniele che mi è stato vicino nell'organizzazione di questo evento e in particolare Vincenzo De Prisco, direttore marketing della Pescara Calcio, che diciamo l'ho stressato dal primo giorno che abbiamo deciso di partire con questa manifestazione. E un evento che è uscito, è stato un primo evento, mi auguro ce ne possano essere altri in futuro.